comune di Reggio Calabria, Ecolandia, un terreno in prossimità di un fortino abbandonato che è stato riutilizzato per parco giochi dei bambini e molta attività didattica. L'organizzazione di tutte queste attività fa capo a 40 tra consorzi e associazioni di cittadini che si sono coordinati e hanno attivato autonomamente queste attività. Sono Piero Polimeni, sono ingegnere responsabile della struttura tecnica del parco. Questo era uno spazio dove si è utilizzato a fini privati, uno spazio pubblico, un Forte Umbertino. Costruito alla fine del 1860-1892, era uno spazio totalmente abbandonato, utilizzato per come discarica di inerti dai lavori, dalle opere edili, molte imprese scaricavano abusivamente qui, e veniva utilizzato come passo, come luogo per fare stragi di uccelli migratori. E quindi il forte era una discarica non conosciuta dalla città, un luogo abbandonato al degrado e utilizzato, come dicevamo, per questi fini, ma anche per fini poco nobili, come tenere dei cani, fare le corse dei cavalli abusive, fare la lotta tra cani e così via. Era uno spazio quindi abbandonato alle forze malavitose della città, in uso alle forze malavitose della città. E quando si pensa a riutilizzarlo è la primavera di Reggio, con il sindaco Falcomatà che decide di inserirlo nel pacchetto dei progetti di riqualificazione della zona nord della città, che è stato poi presentato all'Unione Europea ed è stato accolto dall'Unione Europea come progetto integrato, appunto finanziato con un regolamento comunitario urban. Il sindaco chiamò tantissimi uomini di buona volontà che potessero aiutarlo in questa progettazione. Fu una bellissima esperienza di progettazione partecipata per la città. Fu immaginato un parco tematico che per l'epoca era abbastanza diciamo unico e innovativo nel panorama europeo, tant'è che questo fonda le sue radici, è un parco ludico, ambientale, tecnologico, si chiama così. E nel 2010, nel 2011, l'allora sindaco facente funzioni Raffa, oggi presidente della provincia, decise di finalmente fare il bando pubblico per la gestione di questo spazio. E da allora che tantissime associazioni cooperative del mondo del sociale si sono messe insieme, hanno fondato un consorzio che si chiama Ponte Ecolandia e hanno cominciato a fare rivivere questo posto. Oggi è sede, come abbiamo visto, soprattutto il forte del polo di innovazione energia e ambiente, che fa diciamo soprattutto mette in mostra e mette in evidenza come strumenti anche educativi le nuove tecnologie in campo energetico e ambientale. Il forte è stato trasformato in un forte della scienza, noi diciamo un forte della scienza trapassato e futuro. Il parco è diventato anche un incubatore diciamo sociale di attività e di gruppi che si sono entusiasmati. Adesso il consorzio raggruppa circa 40 cooperative, tra cooperative e soggetti che invece si sono avvicinati prestando la loro attività, anche volontariamente devo dire. È proprio un esempio di innovazione sociale che ci sta prendendo molto, anche nell'attuazione poi della gestione del parco. Noi facciamo un'assemblea mensile con tutti gli amici del parco, diciamo le persone che stanno all'interno e gli amici del parco, il quartiere, che è molto importante. Infatti la zona terra viene gestita da una cooperativa che è sorta qualche anno fa nel quartiere di Arghillà. Quindi diciamo il coinvolgimento del quartiere è pieno, il parco è della città e in primo luogo del quartiere.